Ciao a tutti quanti, benvenuti in questo mio nuovo video sul canale. Io sono Eleonora e ho 14 anni. E questo è appunto il mio canale con il mio disegno fatto l'altro giorno. Aiuto! Vi chiederete, ho cambiato di nuovo postazione? Bene, no! No. Solo che è sera. È forse quasi mezzanotte. Vabbè, non lo so. Però sì, quasi mezzanotte. Ma avevo voglia di fare questo video perché veramente io faccio video quando ne voglia. Infatti non riesco mai ad aspettare il giorno giusto per farlo, a far aspettare, far passare almeno qualche giorno prima di fare un altro video. E quindi io faccio il video in anticipo e poi pubblico dopo. Per esempio, il giorno che pubblico un video già ne sto facendo un altro, o già ne ho fatto un altro. Perché non riesco a resistere, quindi faccio un sacco di video che poi pubblico più tardi. E quindi oggi cosa andrò a fare? Un video back to school. Potrebbero sembrare le stesse cose che fanno tutti, trita, ritrita, eccetera. Però io adoro queste cose e come avete visto, come vedrete anche dal mio room tour, che pubblicherò molto probabilmente prima di questo video, sulla mia scrivania ci sono cose tipo evidenziatori a volontà. Perché io sono veramente ossessionata dalla cartoleria e da qualsiasi cosa riguardi articoli di scuola. Quindi oggi stavo guardando un video back to school di alcune ragazze che hanno iniziato a farli ad agosto. E ho detto, oh mio Dio, si può iniziare già ad agosto? E quindi eccomi qui, probabilmente inizierò, la farò uscire a settembre, giusto per non iniziare troppo presto, quindi all'inizio di settembre, nei primi di settembre, però lo sto girando ad agosto. E adesso è il 25 agosto, forse è il 26, dipende se è mezzanotte, ma ok. In ogni caso, come avete letto dal titolo e visto dalla copertina, oggi è un video su cosa c'è nel mio zaino per il primo giorno di scuola, ovviamente. E adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi, oh mio Dio, questo è il mio zaino. È della 7. Lo so, un sacco di persone per le superiori prendono zaini tipo Invicta o Vans, questi tipi qua. Ma io sono una persona a cui il colorato piace tantissimo. Quindi ho trovato questo zaino della 7 l'anno scorso e me ne sono completamente innamorata. E questo è il mio zaino. E cosa c'è nel mio zaino? Ora vi faccio vedere. Allora, intanto c'è il mio astuccio di scuola, quello con tutte le penne. Quindi qua ci sono un sacco di penne, anche di riserva, blu, rossa e nera. Tutte le pennine della Stabilo, perché sono ossessionata dalla Stabilo. E qua, vabbè, colla, forbici, gomma, temperino e poi altre cosette carinissime. Un evidenziatore della Stabilo di questo tipo, un'altra pennina sempre della Stabilo perché io sono ossessionata dalla Stabilo e un tratto pen sempre della Stabilo. Poi ho ancora una tasca qua sopra e in questa tasca ho matitine, perché non si sa mai, matitine di riserva piccole, non si sa mai che servono a me, che le debba prestare a qualcuno. Questi piccolini, e sono riuscita a ficcarci dentro, vabbè, oltre a post-it vari, perché sono ossessionata anche dai post-it, un black notice praticamente vuoto, perché non si sa mai che debba prendere appunti di urgenza e non abbia altro con cui prendere appunti. Quindi niente, questo è il mio astuccio che ho già organizzato. E poi vediamo cosa c'è d'altro. Ecco, questo è un altro astuccio e
ci fa un altro astuccio? Vi ho già detto che sono ossessionata dai evidenziatori, sì, anche più volte, e qua infatti ci sono gli evidenziatori, ma proprio tutti. Tutti. Eccoli! Ok, prossimo. Oh, questa è un'agenda della Huawei e che non si trova nei negozi, infatti me l'ha regalata una persona che lavora in questo ambito. Così, molto bella, l'ho usata anche l'altro anno. E io organizzo in modo settimanale. Cioè, è un'agenda bianca, le pagine bianche sono così, a righe. E io ci faccio, ogni settimana ci faccio uno di questi. E metto i compiti giorno per giorno. Oggi devo fare questo, questo e questo, oggi devo, domani quello e poi quello. Quindi ci metto i compiti che devo fare quel giorno, mentre sul diario scrivo i compiti che devo fare per quel giorno. E questa è la mia agenda che, dato che non è finita, la userò anche il prossimo anno. Prossima cosa? Bene, qua c'è il mio libretto. Oh mio Dio, che brutta foto, via. Delle giustificazioni. E ora vediamo questa tasca qui. Il mio è un diario della BU. Non ho mai pagato così tanto un diario, ma mi andava per una volta di prenderne uno così bello. E come ho già detto, sono affascinata dai colori tipo rosa, colori pastelli, insomma. Qua gli sticker. Oh mio Dio. Qua gli sticker. E poi le pagine sono così. Mi piace un sacco. In più è della misura adatta della tasca. Così non ingombra tanto lo spazio principale e ed è più comodo. E poi c'è la mia tesserina per il pullman. Oh mio Dio, anche questa foto fa schifo. Aiuto. E l'ultimissima cosa che ho deciso di mettere nel mio zaino per il primo giorno di scuola è questo. Un quadernino semplice, a righe, inutilizzato. Le cui pagine si possono anche strappare e mettere in un quadernino di quelli ad anelli. Quindi è molto comodo, qua c'è scritto scienze naturali perché qualche volta l'ho utilizzato per le scienze naturali, però poi ho le pagine perché non volevo tenere lì quelle pagine. Quindi questo è tutto quello che metterò, ricapitolando un quadernino, la mia agenda, il mio diario che ho già fatto qua dentro e i miei due sbocci per la scuola che mi porto per sempre. Bene, il video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ovviamente mettere mi piace se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, probabilmente tra tipo 4 giorni, perché non riesco ad aspettare di più. Ciao a tutti!